Ciao, oggi inizio un progetto speciale, non vedevo l'ora di farlo, ecco, con voi. Si tratta di uno scialle che andrò a creare con lana e userò una tecnica speciale che è quella dell'intreccio con le mani e le braccia. Se mi avete seguito nei scorsi video, vi ho mostrato proprio le tecniche per la lavorazione, come si montano le maglie, come si lavorano, come si chiudono, come si fanno gli aumenti. Ecco, in questo progetto dove andrò a creare uno scialle useremo proprio questa tecnica, quindi dovrete sapere come montare le maglie, come lavorarle, come fare l'aumento e come andarle a chiudere poi alla fine. E per questo progetto ho usato una lana abbastanza spessa, come questa, e proviene praticamente dallo shop Ophelia Italy e è disponibile in altri colori. Io ho scelto un rosa antico perché a me piace molto questo colore, ma come vedete, ecco, ce ne sono veramente altri anche un po' più, ecco, sgargianti, se vi piacciono. È un filato che è molto grosso, si lavora bene con le mani e le braccia, l'ho scelto proprio per questo. E si chiama Big Arm Knit ed è un 70% di acrilica e un 30% di lana. E per lavorarlo, ecco, inizierò con praticamente due capi insieme per fare una lavorazione un po' più fitta, perché a me piace, ecco, che la maglia con le braccia somigli un pochino di più, ecco, a quella che si fa normalmente con i ferri. Bene, iniziamo subito con questo primo progetto e come prima cosa rimbocchiamoci le maniche. Allora, iniziamo la nostra lavorazione, come ho detto, iniziamo con due gomitoli insieme per lavorare i due capi insieme in modo da ottenere un intreccio un po' più spesso, ecco, come quello che si ottiene con i ferri. Prendiamo i nostri due capi e andiamo a creare l'anello iniziale appoggiando il palmo della nostra mano, il filato. Lo avvolgiamo e poi facciamo passare il cordoncino verso l'interno. In questo modo ho ottenuto l'anello e vado a infilarlo nel mio braccio. Adesso creiamo un altro anello. Prendiamo in mano il filato, entriamo e voilà, ne ho due. Vi ricordo che tutte le tecniche le ho spiegate nei precedenti video, quindi se volete potete andarle a vedere. Io vi lascio il link nella descrizione di questo video. Adesso andiamo a lavorarle. Quindi prendiamo in mano il filato, le facciamo passare e le mettiamo sull'altro braccio. Facciamo passare e voilà! Abbiamo fatto la prima lavorazione. Adesso che abbiamo lavorato le prime due maglie, facciamo anche gli aumenti. Quindi entriamo tra le due maglie lavorate, prendiamo in mano il nostro filato e lo andiamo a prenderlo e a formare un anello. L'anello dovremo metterlo sul nostro polso. In questo modo ho creato praticamente una maglia in più sul mio braccio. Andiamo a creare una seconda e entriamo proprio tra le prime due, quindi tra la maglia appena creata e la penultima. Prendiamo il filato, lo portiamo sul davanti, facciamo un anello e lo inseriamo sul braccio. Abbiamo fatto praticamente due aumenti, in questo modo abbiamo adesso quattro maglie sul nostro braccio. Andiamo a lavorarle portando ogni maglia fuori dal polso e dalla mano e mettendola sull'altra. Prendiamo qui. Adesso andiamo a fare altri due aumenti. Ogni giro facciamo due aumenti. Entriamo nelle prime due maglie. Prendiamo il nostro filato, lo estraiamo e lo andiamo a mettere sul polso. Lo facciamo ancora una volta, entriamo tra le prime due, prendiamo il filato, lo tiriamo, facciamo un anello e andiamo a metterlo sul polso. Adesso abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei maglie che andremo subito a lavorare. Un nuovo giro, facciamo due nuovi aumenti. Quindi entriamo ancora nelle prime due, prendiamo il filato, lo portiamo sul davanti, facciamo un anello e lo infiliamo.
Facciamo ancora una volta. Via. E adesso andiamo a lavorarlo. Continuiamo ad aumentare di 2 volte ogni giro. Quando sul braccio avrete 26 maglie, andiamo a chiudere il nostro lavoro. Per chiudere prendiamo in mano il nostro filato e lavoriamo le prime 2 maglie. Ecco, quando sul braccio avremo le 2 maglie, andremo a fare un incrocio portando la maglia che sta vicino al gomito sul polso e la lasciamo andare. In questo modo avremo solo una maglia sul polso e sarà praticamente un modo per andare a ridurre poi tutte le maglie che abbiamo sul braccio. Quindi continuiamo il nostro lavoro e man mano lasciamo andare le maglie. Quindi portiamo un'altra maglia, sormontiamo e lasciamo. Portiamo la maglia, sormontiamo, lasciamo e continuiamo finché non avremo praticamente sul nostro polso sinistro una maglia sola. E adesso che ho solo una maglia, vado praticamente a tagliare il mio filato. E poi vado a chiudere. Il filato lo infilo dentro la mia maglia e poi tiro. Ecco, in questo modo non uscirà più. Ed ecco il nostro scialle completato, è abbastanza ampio per poterci avvolgere quest'inverno. Come vedete, è molto grande, avvolgente e caldo. Ecco, adesso per completarlo andremo a nascondere un po' tutti questi fili che ci sono rimasti della chiusura del lavoro e dell'inizio. Tiriamo un po' le somme di questo bel progetto. Per creare lo scialle abbiamo usato 2 matasse e mezza di Big Hunk Knit color rosa. E per iniziare abbiamo usato praticamente il filato messo doppio a due capi e l'abbiamo lavorato per 12 giri. Siamo partiti da 2 maglie, ad ogni giro abbiamo aumentato di 2 e fino ad ottenere 26 maglie sul braccio. Poi abbiamo chiuso il nostro lavoro e nascosto i fili che sono rimasti. Ed ecco qua il nostro scialle terminato. Il prossimo progetto sarà dedicato a un accessorio fondamentale per questo inverno. È la maxi sciarpa caldissima, fatta con un filato sempre di quelli per la lavorazione per le mani e braccia, quindi abbastanza spesso. È molto soffice, ecco, è facile da lavorare. Io non vi dico altro e vi aspetto la prossima settimana su questo canale. Iscrivetevi per non perdere i video. Ciao, grazie dell'attenzione, ciao!